Mario Marino, guarda. Guarda qua cosa mi sono preparato. No, ma guarda, guarda Gianluigi, guarda che roba. E tu naturalmente farai la focaccia. Io ti perché faccio... la pizza bianca o la focaccia con la mortadella, la morte sua, è quello che io dicevo. È una... Io comunque, per me è senza fine. Sì, sono d'accordo. Proprio, cioè io potrei mangiare senza ritegno. Poi Evelina hai detto che non ha tante calorie, no, hai sentito? No, infatti, anche perché rende molto, perché una fetta sono al massimo 20 grammi, due fette 40 grammi, come diceva un giustamente. Un etto 200 grammi, via. Ma poi Antonella, esiste la pizza Antonella, te la ricordi? Esatto. Quella che ti ho fatto tantissime perché volte. Perché è la pizza con la mortadella. È la pizza con la... Oggi facciamo pizza e mortazza fondamentalmente, infatti. Quindi la facciamo con la facciamo in teglia e la facciamo in una modalità un po' diversa. Quindi faremo una pizza baciata, quindi non dovremo tagliarla in mezzo per farcirla, ma sarà già pronta nel momento in cui la sforniamo, appunto. Allora, partiamo con una biga per renderla croccante. Questa deve essere bella croccante fuori e molto morbida dentro. 250 grammi di farina tipo zero, il lievito di birra sono 2 grammi che metto direttamente nella farina e 130 grammi d'acqua. E miscelo grossolanamente in modo da non sviluppare il glutine, quindi devo solo miscelare e creo questo che viene chiamato un prefermento. Quindi la farina viene fatta fermentare ma non viene fatta lievitare, non si crea il glutine ma viene proprio solo spezzettata, prima col cucchiaio e poi con le mani, si creano tanti piccoli pezzi di pasta separati e si lascia riposare a 18 gradi circa per 18 ore e spezzettandola bene abbiamo la nostra biga che è pronta ad essere utilizzata. A questo punto andiamo con l'impasto vero e proprio, quindi dopo 18 ore andiamo con l'impasto vero e proprio. Ci mettiamo la biga all'interno della nostra ciotola. Per lavorarla meglio a casa io un consiglio che do per non creare grumi è dare un'impastata alla biga prima, in modo da schiacciare bene e uniformare il prodotto, e andiamo con gli ingredienti veri e propri dell'impasto. Quindi biga più 250 grammi di farina, in questo caso tipo 2, mettiamo un ricordo di 1 grammo di lievito fresco di birra e poi andiamo con l'acqua che sono 220 grammi. Qui abbiamo una pizza che ha un'idratazione abbastanza importante, quindi iniziamo a metterla piano piano. Utilizziamo sempre acqua non eccessivamente a temperatura ambiente, quindi leggermente fresca, 10-11 gradi. Quando tu entri in... L'aroma esatto. Che a me scatena dei ricordi è proprio l'aroma la mortadella. Di questa mortadella mi ricorda Roma, per dove la pizza con la mortadella, insomma la pizza mamma bianca mia. Con è la morte mortadella sua, come si dice. È la morte sua, quindi per me ricorda Roma e tutto quello che e anche a me, comporta. Sì. Continuo ad impastare fino a far assorbire proprio la farina e la biga, metto il sale dopo circa 10 minuti, 12 grammi in questo caso, lo bagno con l'acqua, opla che è questa. Anche quella. Lo finisco con l'acqua, continuo ad impastare, solo quando avrò un impasto bello liscio e omogeneo vado con l'olio, che sono 15 grammi di olio extravergine di oliva, lo faccio assorbire, vedi, continuando a impastare, e lo faccio riposare 4 ore in frigorifero. E poi dopo ti faccio e vedere come continuare. E dopo iniziamo a fare la pizza. Esatto. Bene, facciamo gli auguri anche a Sabrina Salerno, auguri. Oggi è il suo compleanno, senza età, senza questa età. Bellissima donna. Grazie. Eccoci. No, anche perché Antonella, mia moglie Giulia e tutte le sue amiche che sanno che credo. Qua che sono con Francesco, siccome stanno mangiando il televisore. Lo ci so, ma non sono mica solo tutte, loro. No, ma proprio cioè, mi hanno preparato oltre, prima. Oltre a oggi, che vabbè potete mangiare il televisore, domenica mangiatelo, perché alle esatto. 21.25, dopo i soliti ignoti, il prime time di Rai 1 è sempre così, c'è il telegiornale, ci sono i soliti ignoti. Poi, no, la domenica non ci sono i soliti ignoti, no. Vero, la domenica no, ci sono, no, no, a che ora inizi domenica, tu? 21.25? 21.25. Comunque sempre alle 21.25 c'è il prime time di esatto. Rai 1 e c'è la fiction che è sempre... Ci sono, ecco. Esatto. Ci sono i soliti gnotti, si fanno anche la domenica i soliti gnotti. Una volta, sai perché? Perché una volta si facevano, mi ricordo un po' di anni fa, solo fino al sabato, invece adesso ci sono anche la domenica. Bene. Anche perché è un bel traino Amadeus e quindi chiaramente certo. Per tutta la settimana così si compone tutto il prime time di Rai 1. Abbiamo fatto il nostro impasto esatto, abbiamo quello fatto della focaccia esatto quello della pizza farina, bianca esatto acqua, con la nostra biga l'abbiamo fatto maturare, quindi l'abbiamo fermato in frigorifero per circa 4 ore. Utilizzando la biga è tutto più veloce, quindi vedi che l'impasto comunque lievita anche nel momento in cui da fuori al frigo lo mettiamo dentro e la temperatura è fredda, il nostro impasto continua un po' a lievitare. Faccio 2 palline, una leggermente più grande e una un pochettino più piccola, e le vado a piegare delicatamente, in modo da non sgonfiare l'impasto, ma in modo da dargli forza, in questo modo.
La panificazione è un'altra cosa antistress meravigliosa e bellissima. Sì, è molto bella. Ma adesso gli facciamo stendere una pizza a Francesco, se se la sente. Mai fatto, questo vedi. Mai ecco, fatto. Vedi, ma però è... ti potrebbe servire in un film, sì. Attenzione. Esatto. Al cinema. Esatto. Allora, lo facciamo lievitare questa volta, quindi a temperatura ambiente, per altre 4 ore così in pallina. E lui più che raddoppia. E quindi... poi bisogna avere pazienza. Sì, esatto. Il pane insegna che bisogna avere pazienza. Rispettare i tempi, è la, esatto. È la pasta che ci dice che cosa fare. A questo punto andiamo con la stesura. Quindi, semola di grano duro, bella abbondante sul tavolo. La mettiamo proprio senza... a pioggia. Ecco, non facciamo i genovesi in questo caso. Non facciamo Ivano Ricchibono. Dobbiamo abbondare. Andiamo avanti con... sai diciamo... come si arrabbiano i genovesi quando gli dici io che pensavo no, io... che fosse amico mio, invece ho sbagliato tutto. No, assolutamente. Chi tocca a Genova oggi facciamo una pizza bianca, non facciamo la focaccia, però ecco, i genovesi sono maestri in tutta quest'arte di panificazione. Quindi, allora, andiamo con, vedi, quella un po' più piccola e quella un po' più grande. Ci prepariamo la nostra teglia, che andiamo semplicemente a bagnare di olio, in questo modo. E iniziamo con la stesura, quindi iniziamo a stendere... prima sui lati e poi all'interno e andiamo a mantenere naturalmente le nostre bolle, ma andiamo a stenderci. Francesco, se vuoi provare con questa? Sì. Dai, quindi prova. Prima dall'esterno e poi all'interno, vedi? E te la tiri leggermente. Ferzan sarà contento, secondo me. Per il prossimo dice, potrebbe essere un'idea. Panificare, non ricordo di averlo mai visto. Di cucinare, sì, tante volte. Io panificare vado a metterla nella teglia, intanto che Francesco mi sta preparando la seconda parte del lavoro. Meraviglia. Mi sembra che ci siamo, eh? Siamo... è un po' come suonare il pianoforte. Esatto. A questo punto, guarda, questa è... facciamo una pizza bianca baciata, no? Quindi vado a mettere un po' di olio all'interno, sale... e poi questa che ha steso Francesco, che gliela perfetto, metti sopra? Ci siamo, esatto, ce l'andiamo a allargare leggermente e la mettiamo sopra, quindi le baciamo con l'olio in mezzo e ce l'andiamo a allargare leggermente. È molto importante avere le palline pronte che fanno quello che, che gli chiediamo, no? Che quindi si allargano fino a quando noi decidiamo di arrivare fino alla parte esterna della teglia. Un po' d'olio e un po' di sale. E qui è molto semplice, andiamo in cottura nel forno a 250 gradi per 18 minuti, la prima parte, i primi 10 minuti nella parte più bassa e gli ultimi 8 minuti andiamo nella parte media del forno. Adesso, e adesso è il buio. Perfetto, e adesso iniziamo a... allora, innanzitutto vedi. Qua l'abbiamo questa sfornata. La pizza classica romana, che esatto. Poi via Roma. E adesso... infatti dico che, evocando i piatti del cuore, no? Per me questo è Roma. Questa è Roma. Allora, innanzitutto, attenzione che questa è calda, la togliamo. No, togliamola se no ci ustioniamo. E la, vedi, il momento di baciarle, vedi, ci permette di non tagliare la nostra pizza. Guarda il fumo. No, cioè... e qua rimane una cottura bellissima, no? Quasi adesso al vapore. Adesso dentro 2 o 3 Adesso ci prepariamo un po' di mortadella. Guarda, sei che è buonissima. Per... Alfio! Sei pronta per lei? Iniziamo. La quarta, no, la quarta no. Il quarto ma pezzo guarda, di mi hai visto, oggi 3 ne ho mangiati. Perché sono arrivata qua, non ho fatto colazione, non posso non farlo. Che deve essere bella abbondante. Io me la appoggio allora... qua, proprio perché la mortadella inizia a prendere il calore. Alti uguali. Della... sì, uguale, la nostra uguale. Focaccia inizia a entrare in temperatura, no? Guarda. Guarda che roba. Ce la mettiamo qui. Con lui, senti il profumo. Ti piacerebbe, un pranzetto caro. Ce lo possiamo fare. Pranzetto sì, secondo me lui sul pranzo ti porta a mangiare bene di sicuro. Esatto. Quando vieni qui ma in certo, zona. Sono lì. Anche che noi nelle nostre montagne vedrai che... a questo punto io richiudo. Vai. Senti che com'è bella croccante. Che meraviglia. E adesso ce la tagliamo. Dovete assaggiare. Voi che non avete ancora assaggiato. Io devo dire. Non ho assaggiato niente. Intanto che guardala io vado qua. A giocare. No, e adesso ce la tagliamo. La voglio farvela assaggiare, vai Francesco. Grazie. Anto, un pezzettino. È l'ora. Piccolo, piccolo, Anto. Ma figurati, io dov'è che mi tiro indietro? No, lo so, cioè, ma perché poi se per caso ti... no, Alfio, aspetta. Un pezzettino a te, un pezzo a me. Vai. Vai, prenditi quello. Vai. Io prenditi quello. Vai, Alfio, tieni. No, dai, mangialo un pezzettino. Alfio, com'è? Complimenti.